ci stiamo, diciamo, abituando a queste partite, che sono comunque partite sempre molto insidiose, anche per il valore delle squadre. Insomma, Vibo ha giocato buonissime partite, soprattutto l'ultima, quindi erano abbastanza, diciamo, fiduciosi, e quindi abbiamo, insomma, dovuto lottare. Ma non mi sembra una cosa strana questa nel campionato italiano. Secondo me chi non ha voglia di lottare ha sbagliato campionato. Poi noi venivamo anche dall'esperienza di Ravenna, no? Eravamo avanti 2-0, ma Ravenna non ha mollato, ha continuato a giocare, quindi sicuramente ce l'aspettavamo, come è stato, diciamo. Abbiamo avuto un inizio un po' a rilento, nel senso che abbiamo un po' aiutato Vibo sbagliando molte battute, no? E quindi questo ha un po' agevolato Vibo in un primo set che stava giocando molto bene già in attacco. E noi li abbiamo agevolati un pochino, poi dopo abbiamo sistemato questo aspetto e la cosa, insomma, è andata meglio. È stata una partita difficile, lo sapevamo che era così. Il primo set di sicuro abbiamo sbagliato parecchio, mentre quest'ultimo loro sono venuti fuori molto bene con la battuta e ci hanno messo in difficoltà, però siamo stati bravi a recuperarla. No, sono contento, ci mancherebbe. Di sicuro si può far meglio, perché si possono aggiustare delle cose, sistemare delle cose, però sono contento che siamo riusciti a prendere 3 punti in un campo difficile.